siamo una famiglia allargata, lei è la mia compagna, e lei è la mia figlia e lui è mio figlio. Due mamme che hanno e abbiamo due figli. Siamo contente e felici e viviamo in santa pace insieme a tutti. La società è prontissima, sono i politici in ritardo, devono crescere un pochino, loro, non la gente. I nostri figli che dicono? Chiedeteglielo. Lisa, vuole sapere che dici tu? Boh, fagli la domanda a lei. Che ne pensi? Sei contenta di avere due mamme, chiedi? E non fa sta faccia che sembri che non sei contenta. Napoli è una città tollerante? No. Napoli apparentemente è tollerante, ma è solo è di facciata, perché poi nei piccoli giorni, nei gesti quotidiani ti accorgi di altre cose. Quindi se passa l'idea della diversità nella normalità, riusciamo ad ottenere tutto. Teoricamente sì, praticamente no. C'è omofobia ovviamente. Vabbè, ma guarda che anche 5 minuti prima i ragazzini hanno dato fastidio al carro, sono andati a sfottere, anche a noi ci hanno urlato in faccia e qui in mezzo, quindi se non hanno paura di farlo qui quando sono in minoranza, immagino in un vicolo. Napoli è tollerante nei confronti degli omosessuali? Si stanno emancipando un po', pochetto. Ce ne sono sempre i bastardini, sempre. Stiamo emancipando un po'. C'è l'omofobia, c'è sempre l'omofobia che ci rompe nelle palle. Questo è. Napoli è una città inclusiva, solidale, piena di amore e di accoglienza e di diritti civili, quindi su questo io non ho preoccupazioni eccessive, però non dobbiamo sottovalutare degli episodi di violenza e di inaccettabile intolleranza.